Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toy Animation, Funimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Sono la Boide 13, guardando il mio bel vento da camionista. Stavo attraversando una fase. Beh, che ne dici? Facciamo la conoscenza del nostro nuovo amico? Non vi azzardate! Io sono il vostro padrone e voi due farete quel che vi dico! Scusa, non ho capito bene, potresti ripetere? Mi sa che il guasto all'udito è tornato. Ho detto, io sono il vostro padrone! E voi due farete quel che vi dico! Scusa, Doc. Sto solo seguendo gli ordini. Senti, non è che per caso vi avanza uno di quei fagioli di Balzac? Oh... Per fortuna ho fatto una copia di me stesso all'interno del supercomputer. Devo ringraziare il dottor Willow per questo. Allora, come posso punire quei due voltagabbana? Vediamo come procede il piano B. Ci vorranno come minimo altri 17 anni. Ebbene, è giunta l'ora di attivare il piano C. Guarda, mamma sembra decisa a comprare tutti i regali sulla lista nozze di Balzare e Girobai. Ma che se ne fanno di sei pentole a pressione? E perché queste deliziosissime saponette? Non mi ricordavo che avessero un bagno. A me Balzare ha sempre detto di farla dal balcone. Scusate, permesso, via dalle palle, occhio al vestito. Mi sa che a questi manca qualche rotella. Come se non avessero mai visto un nano viola. Hai ragione, bro. Razzisti, razzisti ovunque. Fare shopping mi fa venire una gran fame. Davvero? Fare shopping ti mette fame? Solo fare shopping? Ah, ragazzi, a voi com'è andata invece? Così, così. A quanto pare il genio è bandito da più di 500 negozi di Victoria's Secret. Non mi è chiaro, com'è che non sei ancora ricercato? Senti, ma secondo te genio è soltanto il mio nome? Ma Victoria's Secret non è specializzato in intimo femminile? Come mai Girobai e Balzar... Ma chi dei due si mette quella roba? Allora, che te ne pare? Già, noi invece sì. Mamma, papà, è solo una mia impressione o c'è un principio di terremoto? Oh? Marta! Perché non possiamo farci mai un giro senza che esploda qualcosa? Hai ragione, ma stavolta non è colpa mia, almeno credo. Terroristi! Non percepisco le loro aure. Androidi! Androidoristi! Terroroidi! Ragazzi, abbiamo un gravissimo caso di terroroidi. Andiamo, mamma! No, la pezza, la pressione! Sapete, non siete affatto orgasmici. Per chi lavorate? Per il fiocco rosso? Lo dico perché indossi il fiocco rosso del fiocco rosso. Però queste supposte supposizioni sono come supposte infilate su per certe posizioni. Scansione ultimata. È stupido come una capra. Che ha detto? Ah, è vero. Le tue primitive orecchie umane non riescono a comprendere la sua lingua. Ti presento l'androide 14. Io invece sono l'androide 15. E tu sei... Son Goku. Yeah! Ma che
maleducato! Goku, togliti da lì! Ah, già! Forse non dovremmo combattere in città! Lo so io dove! Krilli, dovremmo andare con loro! Dovremmo? Certo! D'accordo, ma dobbiamo? Ascolta, o vieni con me, o resti qui solo soletto con mia madre. Dobbiamo, dobbiamo! Aggiornamenti completati. Attivazione numero 13. Gentilissimo, dottore. Oh, sacripante! Pensavo di avertela aggiustata la mandibola! Doc, se non è rotto non puoi aggiustarlo. Bene, bene. Dov'è il mio berretto da camionista? Senza offesa, Goku, ma perché in Artide? Che? Ma hai la giacca, non vedo nessun problema. Sì, d'accordo, ma potevi scegliere un deserto qualunque e invece hai scelto l'Artide. Sì, ma se hai la giacca... Il mio database qui dice... Tu essere scema. Non credo che dica proprio... Trunks, quella giacca ti rallenta e basta! Ascolta, Goku, se e quando finirà questa storia? Ti prego, non dire a mio padre che c'erano altri due androidi. Beh, a dire la verità, non è un dato del tutto esatto, perché siamo in tre. Ma salve, sono l'androide 13. Guardate il mio berretto da camionista. Guarda, Trunks, un altro cosoroide. No, non può essere vero. Siete gli ultimi oppure avremo altre sorprese. Ci siamo solo noi, a parte il coso verde nel sotterraneo. Ora basta! Io sono stanco di questi bifolchi androidi su questa biforcutissima linea temporale! Bene, campione. A quanto pare 13 deve essere il tuo numero sfortunato, eh? Io non credo alle superstizioni. Come caspita è possibile che il dottor Gelo non sia riuscito a ucciderti? Sono molto testardo. Ehi, non male, devo dire! Attento, campione, ti trasformerai in un ghiacciolo! Te lo do io, il ghiacciolo! Il mio berretto da camionista! Brutta prugna, sei cacca che boia crepa pelle, campione! Come, scusa? Chissà come se la sta cavando Trunks! Ah, ma perché mi sono portato la spada? Aspetta, è vero, perché me la sono portata? Eravamo a fare shopping prima. Dai, C14, ridagliela. Non puoi schivare la mia sfera, medicina della morte. Medicista per? Il rito da camionista. Non ci sarei mai arrivato. Sì. Sì, è giunto il momento. Oh, e adesso che c'è? Da migliaia di anni giacevo dormiente. Chi osa disturbare il mio... Ehi, ciao, amico mio! Ah, sei tu. Spiega, idiota. No, no, no. Ci sono tre nuovi androidi. Accidente! Ben tre nuovi androidi, hai detto? In totale fanno 8. Questa il mucciosetto me la paga. Che onore, c'è il principe in persona. Salute a voi, vostra altezza. Mi leverei il cappello dinanzi a voi, ma l'ho perso. Scusatemi, se sono arrivato tardi. Che succede qui? Te lo spiego. Il gentile dottor Gelo ci ha giudicato, parole sue, difettosi. Ci ha lasciato fra i progetti scartati finché, ecco, non ha più avuto alcuna alternativa. E tu che avevi di difattoso? Non tollerava il mio melodioso timbro di voce, la mia pronunciata zeppola e la mia particolarissima articolazione. E poi parli anche strano. Lui invece?
Ok, e il piccoletto invece? È perché è viola? Senti un po', brutto razzista, se vuoi saperlo! È perché ho un problema con l'alcol! È un problema solo quando si svuota la bottiglia! Non amiamo parlarne! Dunque, se non sbaglio, abbiamo una piccola faccenda in sospeso, ovvero sia, seppellire 3 cadaveri nel cuore di questo ghiacciaio! C14! C15! Signor sì, signore! Non avete visto niente! Secondo round, ammasso di carne! Senti, ma era proprio necessario venire qui? Dai, Krilli. Fa un freddo cane e non ci siamo neanche presi una giacca! D'accordo, Krilli, sei stato chiaro. Non siamo d'aiuto. Volevo solo starmene lontano da mia madre, va bene? Ah, vabbè. Giochiamo a palle di neve? Mi sa che non è il momento adatto. Sì, sì, hai ragione. Ehi! La vuoi vedere una ficata? Sì, ok. Ah, Super Saiyan! Super Saiyan! Oh merda! Super Saiyan! No! Perché non ci hanno pensato prima a trasformarsi? Ah, guarda! Ho smesso di domandarmelo molto tempo fa! Bene! Sei pronto a morire, androide? Ma tutto quel bere ti serve a qualcosa? Non più ormai. Oddio! Grandissimo Goku, rispediscilo dallo sfascia carriole! Ti dite sfascia carrozza, imbecille! Ehi, guardate che qui sotto ci sono anch'io! Junior, aiuto! Grandioso, ha funzionato! Da migliaia di anni giacevo dormiente! Chi osa disturbare il mio riposo? Ciao Goku, come va? Androidi! Fico, facciamo un giretto? Ah, perché lo hai fatto girare! Simpatica! Grazie, pensavo a questa battuta da almeno 10 anni. Dai, lasciamo perdere. Sia ben chiaro, non voglio assolutamente passare per razzista, ma ti conviene svignartela da qui prima di farti male, mostro! Sai, la figura del razzista la fai e come? Ti faccio notare che mi ha chiamato mostro. Dai, nano da giardino, non sai fare di meglio? Sarai anche un Super Saiyan, ma in fin dei conti sei solo una troietta. Per caso mi hai lanciato un cazzo di biscotto per cane? Sembra che sia giunta la tua ora, caro il mio fottivacche. Ah. Ehi, gente, ho rifatto quella mossa in cui affetto l'avversario e lui non reagisce finché... L'ho fatta prima io, non sei speciale. Ma tu non hai mica una spada? C14 e C15 annientati! Ottimo! Ho come la sensazione che dovremmo fermarlo. Ma no, lasciamolo fare! Si sta gonfiando! Eccellente! L'androide 13 ha raggiunto la sua forma definitiva! L'apice estremo della sua potenza! Inarrestabile! Bloom! E assolutamente taciturno! Perfetto! Vegeta, ti ha copiato il taglio! Lo ammazzo! Oh! Salvo io! Idiota! Ah, ma che stupido si mette in mezzo! Oh, Buccica! Buccica! Boom, 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 boom! Spaccalo! Ma cosa fate? Ti facciamo il tifo! Così mi distraete! Boom! Che legnata! Tocca a me!
Punto debole identificato. Ehi, ma cosa fai? Bene, Goten. Ora lanciameli addosso più forte che puoi, così sarò pronto a vedermela contro papà nel torneo. Mettiti dietro questa linea e... Goten? Cosa ci faccio qui? Mi ha dato un pugno sulle palle! Perché? Perché mi ha dato un pugno sulle palle? Non fa più così tanto ridere, Karat? Tu credi che Coco se la caverà? E tu levati dalle palle! Ora so cosa pensi! E la risposta ti sorprenderà! Oh, cacchio! Ehi, perché non te la prendi con uno più grande? Ovviamente non mi riferivo a me. Se non ce la fai con le botte, prova con i botti! Magari, che ne so, un giocatore di football. Insomma, io non seguo lo sport, ho di meglio da fare nella vita. Mi sembra una conversazione a senso unico. C13, potresti cortesemente voltarti ed eliminare Son Goku? Papà, no! Ottimo lavoro, figliolo! Inaspettato, ma non del tutto sgradevole. Che dici? Lo facciamo un altro tentativo? No! Nessuno può uccidere quell'idiota tranne me! Oh, ma allora ci tieni a me! E va bene. Finisci Vegeta e poi Son Goku. Fu allora che il principe si rese conto che quando si prende il toro per le corna... bisogna essere pronti a qualunque rischio. Tenete duro, state andando alla grande! Sì, bravo! Su, sbrigati, torna da sé! Grande Giove, che palle! Ehi, grosso bastardo blu! Sono un viaggiatore del tempo tornato indietro di 17 anni! E tu nel futuro non esisti! E sai perché? Beh, teoria del multiverso a parte, è perché soccomberai! Proprio qui, sotto i colpi della mia spada! Fu allora che il viaggiatore del tempo si rese conto che la sua spada era inutile, come una zanzariera in un sottomarino. Bravo, bravissimo! Ora piantala di bighellonare e concentrati sul bersaglio che ti ho indicato! Fu allora che l'uomo verde si rese conto che quando si effettua un suplex contro un androide è meglio... Ah, ma chi scrive ste puttanate? Grandioso! L'energia saiyanica! Ma cosa... Uccidi Son Goku! Uccidi Son Goku! Uccidi Son Goku prima che sia troppo tardi! Oh, non promette bene! Sacrifice! Fu allora che l'androide si rese conto di essere morto come un androide, poiché gli androidi, tecnicamente, secondo l'accezione universale... No, ma non è possibile, ma come io finisco dei doppia guerre stellari 7 e mi tocca a leggere ste fregnacce per Zero Mic? Ma che stiamo a scherzare? Ma dico, ma non si potevano fermare dopo la saga del Freezer? Ugh!
là là, che infermiera! Già, Vegeta mi ha spappolato alla grande piombandomi addosso! E tu come stai, Goku? Bene, mi sembra! Sì, i fagioli di Bazar mi hanno salvato il Goten! Grazie al cielo! Alla grande, insomma! Non è che te ne avanza qualcuno? Diciamo che me ne sono serviti parecchi! Almeno sei ancora vivo! Però quello che mi preoccupa è che ci sono ancora degli androidi là fuori. Non preoccuparti, Trunks, mi è venuta una bella idea. Che dire, è stato un fiasco totale. Non mi resta altro da fare che passare al piano B. Che sarà mai? Non ho impegni per i prossimi 17 anni. Aspetta, cos'è questo rumore? Wow, sembra la navicella di E.T. Oh no! No, prima scherzavo. Ai ragazzi di Zero Mic e a tutti i loro fan, il vostro Michele Gammino augura buone feste e un felice, sereno Natale. È finito? No, finché non salta il pesce. Quindi, che ci facevi in Artide? Che ci facevi tu in Artide? Io non ho una casa in cui vivere, tu che scusa hai? Senti, uomo verde, se vuoi saperlo, cercavo un posto dove starmene in santa pace con la persona che più mi è cara, me. E a quanto pare l'Artide non era la soluzione migliore. Sì, in effetti, l'ho notato anch'io. Sì, sì, appunto. Cosa fai nel tempo libero? Fine! Oh, meno male. Mi sentivo come un pesce fuor d'acqua. Già, neanch'io sapevo che pesci pigliare.